Cari amici di Radio Maria, buona domenica a tutti. Che la luce di Cristo illumini le vostre menti e il suo amore riscaldi i vostri cuori. Oggi, carissimi, è una domenica speciale. È la Domenica delle Palme, o anche detta la Domenica degli Ulivi. È una domenica di feste, di gioia, perché Gesù fa l'ingresso a Gerusalemme acclamato dalla folla delle persone semplici e umili, dai bambini, dalle loro mamme, dai papà, dal popolo semplice e umile che ha sempre creduto a Gesù, che ha chiesto a lui miracoli, che ha ascoltato la sua predicazione e lo accoglie proprio come un re umile, un re, diciamo, che cavalca un'asina, un re che non ostenta il potere, ma che porta la pace e porta l'amore, e infatti la gente lo riconosce come il Messia di pace, e lo acclama: Osanna, il figlio di Davide. Il figlio di Davide è proprio il Messia, è quel messianismo Gesù che si è sempre attribuito a sé e che non ha mai, diciamo, rimosso. Cioè lui ha rimosso il messianismo del potere, il messianismo del dominio, il messianismo, diciamo, della forza, ma invece ha sempre attribuito a sé il messianismo dell'umiltà, della pace e dell'amore. E così questa è la cornice nella quale, cari amici, si apre la passione del Signore. E anche davanti al Sinedrio, cari amici, anche davanti a Pilato, Gesù attribuisce a sé la sua regalità, ma non è una regalità di questo mondo, è una regalità che viene da Dio, che è servizio, che è umiltà, che è amore. E cari amici, oggi però nella Santa Messa, che molti di voi ascolteranno soltanto con i mass media perché sono impossibilitati, sulle persone anziane, le persone malate, molti andranno in chiesa e sentiranno la lettura meravigliosa della passione del Signore. Cari amici, non c'è nulla di più bello, di più coinvolgente che leggere e meditare la passione del Signore. Ecco, io vorrei, cari amici, che noi questi quattro rapporti, possiamo dire, meravigliosi, dei quattro evangelisti, tutti e quattro riportano la passione del Signore, perché la passione del Signore, cari amici, è un'epifania divina, è la manifestazione del suo supremo amore. Però dobbiamo capirla, dobbiamo comprendere qual è il valore della passione, cioè capire perché Gesù ha accettato questo tipo di morte, questa infamia, questo carico di dolore, questo carico di odio, questo carico di distruzione della sua persona e della sua esistenza umana. Ebbene, cari amici, Gesù ha spiegato dopo la sua resurrezione agli apostoli perché ha dovuto patire. Prima non l'avevano capito, anzi, quando parlava della passione, dicevano: mai accada a te una cosa simile. E poi però, nella prima predica che ha fatto Pietro, dopo la Pentecoste, Pietro spiega alla gente, furono allora 5.000 convertiti soltanto fra gli uomini, il perché della passione. E lui ha spiegato che Cristo patì per i nostri peccati. Perché, cari amici, Gesù ha patito per i nostri peccati? Perché, cari amici, il peccato è qualcosa di terribile, cioè è come fosse una bomba atomica con dentro tutto il peggio del peggio, con dentro l'odio, la superbia, la cattiveria, la malvagità, i soprusi, tutti i peccati del mondo sono un inferno vivo, cari amici. Chi poteva distruggere, disinnescare questa carica che è, diciamo, capace di far esplodere la creazione? Cari amici, per quello Dio si è fatto uomo, e Gesù che ha distrutto tutto questo male con la sua passione. Ma come ha fatto a distruggerlo, cari amici? L'ha distrutto col suo amore, con la sua obbedienza, con la sua umiltà, col suo silenzio, con la sua regalità dolce e piena di amore.
Guardiamo, carissimi, a Gesù durante la passione, è la manifestazione della sua divinità, cioè la bontà di Dio, l'umiltà di Dio, l'amore di Dio, cari amici, con una luce folgorante illuminano le tenebre che lo circondano, le tenebre dell'odio, della disubbidienza, della superbia, della ferocia. Abbiamo avuto anche un grande regista, cari amici, che proprio visse facendo questo film, lui e tanti altri, il mistero della passione del Signore, che è Mel Gibson, cari amici, un grandissimo convertito, che ci ha dato la misura da una parte della santità di Gesù, dall'altra dell'efferatezza umana durante la passione. Capite, cari amici, perché l'uomo aveva bisogno di un redentore che lo salvasse e che lo liberasse. Cari amici, però, ecco, ora succede qualcosa di nuovo ed inaspettato nella storia umana, cioè, come ci ha detto la Madonna, voi che siete stati battezzati in Cristo, che avete ricevuto la salvezza di Cristo, avete rifiutato la fede e la croce. E il mondo si appresta a creare una nuova passione. E sarà la passione della Chiesa in questi tempi, in cui, cari amici, i cristiani sono discriminati, sono perseguitati e sono disprezzati e vilpesi. Cari amici, tocca a noi adesso vivere la passione del Signore con quell'amore, con quella fortezza, con quel coraggio, con quella testimonianza come lui l'ha vissuta, perché proprio in questo modo. E Gesù cercava sua madre, perché in essa aveva conforto, trovava la fortezza, trovava il coraggio di andare avanti. Cioè la divina provvidenza ha messo Maria a fianco di Gesù e ha dato alla madre la forza di arrivare in cima al Calvario, cari amici, con la sua fortezza ai piedi della croce ha partecipato alla opera della redenzione, ha cooperato come nessun altro all'opera della redenzione col suo amore e partecipando all'offerta che Gesù ha fatto al Padre della sua vita. Carissimi, concludo dicendo, con la Veronica asciughiamo il volto di Gesù e con Maria ai piedi della croce confortiamo Gesù. E come Giovanni, cari amici, accogliamo Maria come nostra madre nella nostra vita. E con questi pensieri, carissimi, vi auguro di vivere la settimana santa. Partecipate, se potete, alla messa in cena Domini del Giovedì Santo, alla commemorazione della Passione di Venerdì Santo e alla Veglia Pasquale. Teniamo viva la Chiesa in questi tempi, cari amici, con la nostra partecipazione. Cerchiamo di essere una Chiesa militante, una Chiesa viva, una Chiesa che partecipa, una Chiesa che testimonia. E con questo, carissimi, vi do la benedizione del Signore per la intercessione della Beata Vergine Maria. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Regina della pace, prega per noi. Sia lodato Gesù Cristo, prega per noi. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Santa Madre dei voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Buona domenica a tutti.